Buongiorno a tutti dalla libreria Mondadori di Alessandria. Oggi un consiglio di lettura, soprattutto, ma non solo, per i soci, del catalogo Euroclub Mondolibri. Si tratta di un libro molto importante, di un saggio molto importante, il cui titolo è La Rivoluzione francese. Gli autori sono François Furet e Denis Richer. Questo libro viene offerto per i soci in esclusiva al prezzo di 20 euro contro i 25 euro dell'edizione corrispondente, è lo stesso libro ma con copertina diversa, edito da La Terza. Il tema centrale di questo libro è quello del cosiddetto slittamento della rivoluzione. Di cosa si tratta? La rivoluzione francese, nata alla fine del Settecento, sostanzialmente per le difficoltà economiche e finanziarie dello Stato francese, era nata nelle intenzioni dei suoi promotori come un movimento liberale e illuminato, ma a un certo punto ebbe una svolta, violenta e populista. Questa svolta, ha anche una data, il 10 agosto del 1792, quando nell'assemblea legislativa la maggioranza passò ai giacobini. Quale fu quale fu il motivo di questa svolta? Lo spiega bene il libro. Fu di nuovo un problema economico e finanziario, ossia lo Stato rivoluzionario aveva ereditato tutti i debiti dello Stato monarchico, che si sarebbero dovuti saldare con la vendita del patrimonio immobiliare della Chiesa. Nel frattempo, lo Stato aveva emesso dei particolari titoli di Stato, chiamati gli assegnati, che però avevano fatto scoppiare l'inflazione e generato il malcontento in tutte le classi. E poi c'era stato un importante fenomeno, un importante episodio politico che era stato il tentativo di fuga del re Luigi XVI, che era stato riacciuffato, arrestato al confine con il Belgio e riportato indietro. Quindi un grandissimo saggio, compreso appunto nel catalogo di Euroclub Mondolibri, a testimonianza che anche nel catalogo Euroclub Mondolibri ci sono dei saggi molto belli e molto importanti. Buona lettura a tutti.